Si è tenuto a Roma un workshop rivolto ai pazienti organizzato dall'Accademia dei Pazienti Onlus EUPAT Italia in collaborazione con AIFA, che aveva lo scopo di informare e coinvolgere i pazienti nei processi decisionali inerenti alla ricerca dei farmaci e i regolamenti che ne disciplinano lo sviluppo. E in questa occasione abbiamo il piacere di parlare con il dottor Mario Melazzini, che è presidente dell'Agenzia Italiana del Farmaco. Sentiamo cosa ha detto alla nostra collega. Presidente, qual è l'importanza oggi della partecipazione attiva dei pazienti? Oserei dire che è strategica, in un'ottica non solo propositiva, ma partecipativa, ma anche proattiva rispetto al percorso anche decisionale. Lo testimonia ad esempio anche quanto come AIFA abbiamo stipulato con Eupati, questo bellissimo percorso progettualità, anche in un corso di attribuzione di riconoscimento di validità a una determinata molecola, che può essere dal punto di vista target terapeutico, ma soprattutto l'altra cosa estremamente importante è quanto anche a livello europeo, col nuovo regolamento nella sperimentazione clinica, venga valorizzato il ruolo del paziente. Io lo considero però il paziente deve essere esperto. Perché dico questo? Esperto è assumersi la responsabilità di essere informato e formato, e qui il ruolo delle associazioni dei pazienti che giocano una, diciamo, una priorità fondamentale nell'accompagnare e nell'informare il paziente lungo tutto il percorso, ahimè purtroppo, nei confronti di una determinata patologia, quindi non solo mirata a ciò che è risposta terapeutica, quindi, ma anche e soprattutto tutto ciò che è risposta dal punto di vista assistenziale. Ecco, quali sono le sfide future che attende l'Accademia dei Pazienti e a questo punto anche AIFA, che è protagonista attiva insieme all'Accademia nei processi di sviluppo e ricerca dei farmaci? Allora, la sfida è la consapevolezza da parte delle persone malate e di conseguenza delle associazioni che le rappresentano, la certezza concreta rispetto a tutto ciò che è la corretta informazione e la conoscenza di ciò che è il percorso che la ricerca fa per poter portare a livello del letto del paziente, quindi al paziente stesso, una terapia. Non ci sono scorciatoie, la scienza e la ricerca ha delle tempistiche particolari. A livello istituzionale, qui anche il ruolo, diciamo, propositivo e di pungolo da parte dell'associazione dei pazienti, mettere in campo tutti quegli strumenti per facilitare e accelerare le approvazioni affinché la filiera della ricerca e quindi della traduzione in trasferimento dalla pratica di ricerca alla pratica quotidiana nell'azione, cioè la terapia, possa essere il più veloce possibile. AIFA lo sta facendo con i percorsi di Fast Track, l'Europa lo sta facendo proprio con una pre-commercializzazione, quindi una sorveglianza stretta nella post-commercializzazione. Ecco, e questo è il ruolo e la sfida futura. Corretta informazione, non più dottor Google, perché questa è la cosa più importante, e qui il ruolo responsabile dell'associazione dei pazienti e dei pazienti stessi. Un'ultimissima domanda, il paziente esperto oggi chi è? E chi, diciamo, è consapevole del proprio limite e che accetta di essere informato e formato non solo spontaneamente, ma grazie a supporto sia della comunità scientifica, ma soprattutto delle associazioni dei pazienti. Indipendentemente da tutto, anche nel percorso di malattia, l'emotività che viene assalito, che assale la persona e la famiglia, non deve essere foriera però di decisioni, di percorsi accelerati o di decisioni avventate, in quanto con la giustificazione tanto non c'è nulla, c'è moltissimo e tutti noi possiamo fare qualcosa a supporto della scienza e a supporto delle istituzioni.